Ciao a tutti, io sono Floriana e oggi prepareremo insieme un altro piatto tipico della tradizione siciliana, la pasta con i broccoli arriminati, così chiamata perché i broccoli vengono arriminati, che in dialetto siciliano significa mescolati in padella insieme alla pasta, assumendo così una consistenza cremosa che avvolge la pasta. Trattandosi di un piatto tradizionale, negli anni ne sono state create tante varianti diverse. Io ho seguito quella più tradizionale, utilizzando il bucatino, che è un particolare formato di pasta lunga, ma che se volete potete sostituire con altri formati a vostra scelta, anche di pasta corta se lo gradite di più. Ho aggiunto al condimento dell'uvetta e dei pinoli e poi ho aggiunto anche una spolverata di pangrattato croccante alla fine della preparazione, ma se volete potete anche omettere questi ingredienti. Per dare colore al piatto ho utilizzato una bustina di zafferano, ma alcuni utilizzano anche o in sostituzione del concentrato di pomodoro. Dai, iniziamo a preparare questo piatto insieme. Iniziamo la preparazione partendo dal broccolo. Eliminiamo quindi le foglie esterne e riduciamo il broccolo in cimette. In questo modo. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like a questo video e attivare le notifiche per non perdere le prossime ricette. Le nostre cimette di broccoli andranno lavate ora accuratamente sotto acqua fredda corrente. Mettiamo a scaldare ora dell'acqua e aggiungiamo del sale. E successivamente le cimette di broccolo ormai ben pulite. Copriamo quindi con un coperchio e facciamo cuocere completamente i broccoli fino a quando saranno ben morbidi. Mettiamo nel frattempo l'uvetta in ammollo in acqua tiepida. E dedichiamoci alla cipolla che dovrà essere tritata. Decidete se tritarla più o meno finemente, a seconda dei vostri gusti. Scoliamo quindi il broccolo quando questo sarà ben morbido, ma teniamo da parte l'acqua di cottura perché ci servirà in parte per il condimento e poi per cuocere la pasta. Adesso che tutto è pronto, dedichiamoci alla preparazione del condimento, quindi aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva all'interno di una padella e facciamo soffriggere la cipolla tritata precedentemente. Dopo un paio di minuti aggiungiamo i filetti di acciughe e continuiamo a mescolare fino a quando questi si sfalderanno completamente. Aggiungiamo ora l'acqua di cottura dei broccoli che abbiamo prelevato poco prima, l'uvetta che abbiamo strizzato ed i pinoli. Per dare colore al condimento aggiungiamo intanto mezza bustina di zafferano e valuteremo più avanti se aggiungerne ancora. Aggiungiamo adesso anche i broccoli e iniziamo a ridurli in pezzi più piccoli con il cucchiaio, in questo modo. Se notate che il colore del vostro condimento è ancora poco acceso, potete aggiungere dell'altro zafferano, per un totale di una bustina. E continuiamo a mescolare. Aggiustiamo quindi con del pepe nero e se lo volete anche con del sale, in base ai vostri gusti. Continuiamo a mescolare fino a quando avremo ottenuto questo risultato. Nel frattempo prepariamo anche il pangrattato che ci servirà per ultimare il piatto. All'interno di una padella aggiungiamo quindi dell'olio, del pangrattato e del sale. Se lo volete anche del pepe nero. Mescoliamo quindi con un cucchiaio fino a quando il nostro pangrattato si dorerà, in questo modo. Cuociamo quindi la pasta nell'acqua di cottura dei broccoli tenuta da parte prima. La scoleremo al dente e la passeremo in padella insieme al condimento. Dovremo ora amalgamare bene tutti gli ingredienti fino a quando il condimento cospargerà completamente i nostri bucatini, in questo modo. Terminiamo quindi con una spolverata di pangrattato croccante. Ed eccola qui, la nostra pasta con i broccoli arriminati. Buonissima e davvero irresistibile, da provare! Vi lascio ora il riepilogo di tutti gli ingredienti. Alla prossima!
La trovi su tuorlorosso.it.